Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. È un video un po' particolare. Allora, intanto, come si può vedere, non sono più a casa mia, ma sono a casa dai miei. Dove abitano i miei non ci sono posti tipo Tigotà o supermercati un pochino più grandi, quindi non posso acquistare niente di nuovo. In più, a fare la spesa ci va solamente mamma o babbo quando sono al lavoro, quindi io sono appunto chiusa sempre in casa insieme a mia sorella e ai gatti, per cui ecco, non ho granché di cose da farvi vedere, però ho pensato magari di truccarmi insieme a voi, così per stare in casa e niente, per passare un pochino il tempo. Mi sono portata solamente i trucchi del progetto smaltimento, ma non ho portato il fondotinta perché tanto stando in casa va bene, sì, ok, ogni tanto mi trucco magari per fare qualche video, ma di sicuro non vado a mettere il fondotinta, quindi quello non l'ho portato. Quindi io partirei con il correttore. Ne ho tre. Allora, ho questi qua di Balea che non sono nel progetto smaltimento, ma me li sono portati dietro perché a me piacciono molto. E poi ho questo qua di Puro Bio, questo qua invece è nel progetto smaltimento, però questo per il contorno occhi non va tanto bene perché è un po' secchino come formulazione, quindi non va tanto bene, però posso metterlo nelle altre zone. Ad esempio sul naso ho uno sgraffio del gatto, quindi potrei tapparlo con quello. E potrei tappare anche un po' di imperfezioni che sono in qua e in là. Come al solito, video molto professionale. Io vi accecate con lo specchio, tra l'altro. Boh, vabbè. Lo vado ad applicare appunto così e poi con il dito sfumo, sempre applicato così il correttore. Quindi io di questo ne uso talmente poco che mi dura un'infinità di tempo. E poi invece sul contorno occhi vado a mettere appunto questi qua di Balea, che sono un pochino più cremosetti. Anche se sono cremosetti, però non è che sono proprio idratanti. Quindi magari ecco, se avete un contorno occhi particolarmente secco, no. Magari utilizzatelo sul resto del viso, ma non sul contorno occhi. Io per la mia tipologia di pelle va bene comunque. Lo vado a mettere anche un po' sulle palpebre per andare a uniformare un po' il colorito, perché sono talmente bianca, quasi trasparente, che mi si vedono appunto tutte le venuzze e quindi niente, metto un pochino di correttore e vado a uniformare. Fatemi sapere come state passando questi giorni a casa. Io ecco, da quando, dopo aver fatto un mese preciso completamente sola, senza mai uscire neanche per fare la spesa, essere venuta qua dai miei genitori mi ha veramente cambiato tutto. Un po' perché io era tanti anni che non convivevo con i miei genitori, soprattutto quasi 3 anni che vivo da sola, quindi è stato un po' traumatico, però appunto sono con i miei parenti, quindi le giornate passano più velocemente, c'è un po' più una routine, quindi ecco, sono più felice. Domani è il compleanno del mio babbo che fa 60 anni e abbiamo ordinato un dolce e dei pasticcini, ce li porteranno a casa domani, casomai vi faccio o un mini video o delle foto, non so, magari le metto su Instagram, non lo so ancora. Comunque, come cipria ho portato questa qua di Alverde, non quella di Catrice, non so perché. Vado a metterla appunto nelle zone dove ho messo il correttore, così lo vado un pochino a fissare. Quindi, questa cipria è molto carina, però è carina se usata senza il fondotinta per appunto fissare il correttore o tenere a bada un po' la lucidità della pelle. Perché a seconda del fondotinta che utilizzo, questa cipria mi fa diventare arancione, per cui non vado ad utilizzarla appunto su fondotinta perché non lo so, divento un Oompa Loompa, non so perché, però come cipria è buona. Anche quella di la cipria di NeoBio mi fa la stessa cosa, con alcuni fondotinta, non con tutti, ma con alcuni divento arancione, non so perché.
Comunque, cipria messa. Già che non ho il fondotinta, potrei mettere questa qua che è la terra, anche questa nel progetto smaltimento. Vi lascio il link di quel video. È della Yves Rocher, anche questa è infinita. Vado a fare così e la vado a mettere sul viso. Ha una profumazione buonissima questa terra. Tra l'altro sono super bianca, perché in un mese che non sono mai uscita, cioè sono diventata albina praticamente. Però i miei hanno il terrazzo e il giardino molto, cioè il terrazzo molto grande, il giardino è piccolino, però va bene lo stesso, e quindi almeno 10 minuti al giorno, almeno, mi metto un pochino al sole per riattivare la vitamina D. Mi sa che non ho messa troppa, ma che se ne frega, tanto sono a casa. Non guardate, diciamo, il risultato di questo make up, perché tanto non me ne frega. Era più per passare il tempo, perché appunto era da un po' che non giravo un video. Posso farvi vedere, fatemi sapere se vi interessa, posso farvi vedere che cosa mi sono portata dai miei genitori come prodotti per la skin care, quindi appunto per il viso, per i capelli, per il corpo. Vi posso far vedere che cosa ho portato. Ho portato un sacco di cose, devo dire la verità, veramente tante, però non sapendo quanto dura questa quarantena mi sono portata un po' di roba e... Fatemi sapere se vi può interessare, che caso mai vi giro appunto dei video su quello che mi sono portata. Poi, fatto questo, vado a mettere un pochino di blush. Il blush è sempre il solito che veramente non finisce mai, ed è questo qua. Sono, diciamo, a buon punto, ma questo blush veramente è infinito, non ne posso più. Mi sa che ho esagerato con la terra, però questa stanza tra l'altro è particolarmente buia. Devo trovare un punto giusto. Il problema è che da questa parte della casa è piccolina, però da questa parte della casa il sole c'è solamente la mattina presto. Dall'altra invece è più luminosa, ma ci sono i miei genitori, c'è un po' più, cioè un po' più un problema per girare, perché appunto siamo un 4 in questa casa minuscola, e quindi niente, mi dovrò un po' arrangiare così. Ok, poi vado a mettere l'illuminante, ho portato questo qua di Essence, questo non è più nel progetto smaltimento makeup 20 in 2020, ma ho voluto portarlo uguale perché ormai l'avevo iniziato e già che ci sono voglio continuare a portarlo avanti. L'illuminante io lo vado ad applicare con il dito e poi lo sfumo. Questo qua non è particolarmente scuro e comunque dà un effetto abbastanza naturale, quindi applicato con il dito va più che bene, anzi se messo con il pennello secondo me non si nota, quindi va bene così con il dito. Ok, poi fatta diciamo la base, procedo con gli occhi. Allora vado a mettere l'ombretto. Allora io come ombretto mi sono portata questi due, quello di Kiko e questo qua di Essence. Questo di Essence mi piace molto e trovo che il colore mi stia decisamente meglio rispetto che questo qua. Però vado a mettere questo qua di Kiko, questo giro così. Vorrei finirli... Soprattutto questo di Kiko, perché è da tanto che ce l'ho e veramente vorrei terminarlo. Comunque vado a metterlo un po' così, poi con il dito sfumo, anche perché non mi sono portata pennelli per gli occhi. Brava me. Vabbè, diciamo che non mi sono neanche portata chissà che ombretti, quindi non è che mi posso fare chissà che trucchi. Questa casa io non ci sono abituata, perché casa mia è una casa con vecchia, quindi ha i muri molto spessi. In questa casa invece i muri sono molto sottili, quindi si sente tutto. Io non sono abituata, cioè si sente proprio le persone che parlano, cose, televisioni, o vabbè, non so come si possa vivere in questa maniera. Comunque mi sono resa conto che sono veramente molto buia. Io mi scuso, però è un po' un video un po' così, prendetelo così, per le prossime volte cerco di migliorare la situazione. Poi, allora, una volta messo l'ombretto pensavo di mettere la matita occhi. Ho tre matite occhi, ho questa qua di Benecos
e questa qua di Astra che sono nel progetto smaltimento makeup e poi ho questa qua che non ha più una marca, non so più neanche che marca fosse, non ne ho idea, però è molto vecchia e l'ho portata perché appunto cercavo, volevo un po' terminarla, ecco. Sì, mettiamo questa, proviamo com'è perché non mi ricordo più, è di quelle automatiche. Mi ci vorrebbero due mani, cioè tre mani, ma ne ho due perché ho la palpebra molto molto morbida, molliccia, e mi si sposta, dovrei tenerla, ma non riesco, vabbè. Devo trovare una soluzione perché in questo modo non riesco, dovrei trovare un modo per appoggiare lo specchio. Sono anche cieca, quindi mi devo avvicinare allo specchio, ma così voi non mi vedete. Aspettate un attimo, ritorno. Ok, allora, ho messo la matita. Le matite Benecos, poi alla fine ho utilizzato quella di Benecos, con cui mi trovo molto bene. Ve lo straconsiglio le matite di Benecos, perché sono comunque biologiche, sono naturali. Però io ad esempio ho questa qua nera, non è la prima che utilizzo. Ho superato, il Pau è 36 mesi, li ho superati, ma proprio alla stragrande. Però sono molto buone, ad esempio questo nero, un nero intenso, scrive tantissimo, anche se ce l'ho da anni. E scrive anche sopra gli ombretti, la consistenza della mina è perfetta, quindi io ve lo consiglio, ve la consiglio anche queste qua di Benecos, se non siete abituati a utilizzare prodotti, soprattutto make-up biologici, secondo me con queste matite vi trovate comunque bene, perché sono veramente ottime. Poi vado a mettere il mascara, di mascara ne ho tre nel progetto smaltimento, questo qua di Ean che mi è stato omaggiato dall'azienda, questo qua di Douglas che invece l'ho comprato io e questo qua di Belle della linea Hypoallergenic che mi è stato omaggiato dall'azienda. Allora vado un attimo ad applicare questo qua di Douglas che ho utilizzato un paio di volte e non mi era piaciuto, guardiamo se adesso mi piace. No, continua a non piacermi. Continua a non piacermi per un motivo, e cioè che appiccica le ciglia, cioè è un po' grumoso. E è sempre stato così dal primo utilizzo, quindi non mi piace, ecco. Poi sa di cioccolata. Non è una cosa proprio buonissima da avere su un prodotto per gli occhi, ecco, cose profumate. Preferirei non averle vicino agli occhi, l'avevo acquistato che era un set, questo mascara e la matita, super scontato ma... Quindi vado ad utilizzare questo qua di Ean che praticamente è finito perché ha questo scovolino in silicone con le setole molto molto dure e in questo modo posso più o meno pettinare le ciglia e dividerle. Perché altrimenti viene un pataccone. Sì, meglio. Non vado ad applicare anche questo qua di Belle sopra perché altrimenti mi vengono delle ciglia che... troppo. Poi vado a mettere qualcosa sulle labbra. Non so bene che cosa scegliere. Credo che andrò a mettere questa qua, che non è nel progetto smaltimento, ma che ce l'ho da tempo e vorrei finirla. È la Ultra Last Lip Liner di Essence. È waterproof. Questo qua è in tipo gel, credo che sia. Ed è il numero 04. Il colore è molto bello, l'ho utilizzata una sola volta. Allora, è molto buona, mi piace, l'unica cosa è che la mina è molto morbida, si consuma subito e risulta un pochino appiccicosa e secca sulle labbra, quindi casomai ecco da mettere sopra un lucida labbra o un burro cacao. Allora adesso con il telefono cerco di fare delle riprese un po' alla luce naturale per farvi vedere lo schifo che ho fatto. Ok, praticamente anche da truccata alla luce sono sempre bianca smorta, ma va bene. Questo è il mio trucco per stare in casa. Comunque... questo è quanto, fatemi
sapere se vi interessa vedere i prodotti che mi sono portata a casa. Pensavo poi di fare un video sulle serie TV da consigliarvi. A me piacciono molto le serie TV, mi piacciono molto i film, questi sono tutti miei, ne ho altri due a casa mia, questi sono dai miei genitori, non me li sono portati a casa mia, però insomma, quindi magari ecco, vi volevo consigliare delle serie TV o dei film o dei libri. Volevo anche farvi delle ricette, farvi vedere delle ricette, però insomma, se avete delle idee... proponete, io cercherò di appunto soddisfarvi, però calcolate appunto che sono in una casa che non è mia, ho poche cose perché mi sono portata poche cose e insomma la situazione è un po' questa. Qui tra l'altro c'è Olivietta, ve la faccio vedere. Olivina? Ciao, com'è questa casa nuova? Olivia? E anche i miei genitori hanno un gatto, non stanno andando d'accordo, li teniamo separati per adesso. E vabbè, così. Comunque, questo era un po' un video per tenervi compagnia. Appunto, fatemi sapere che cosa vi piacerebbe vedere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!